everything they got. Hear every sound, they see every town I can. Well, I'm a going to the mountaintop, and I'm a gonna see everything they got. Hear every sound, they see every town I can. La casa sull'albero è stato uno dei sogni da realizzare all'interno dello spazio Gorlini, che già di per sé è un sogno. È un ex CAM che il municipio zona 8 ci ha assegnato nell'ottobre del 2015, e il nostro progetto qui è quello di far rivivere uno spazio pubblico creando occasioni di socialità e di incontro. It's nothing but a big old frown. It's not as simple as the people on the TV make it out to be. Diciamo che l'angolatura di una casetta sull'albero permette di vedere le cose da un punto di vista diverso. Per questo abbiamo provato a realizzarla e ce la stiamo facendo tutti insieme. Well, I'm going to the mountaintop, and I'm gonna see everything they got. Hear every sound, they see every time I can. Questo sogno è stato possibile grazie alle donazioni di tutti i cittadini milanesi, al crowdfunding civico del Comune di Milano e alle tante persone che hanno donato. Siamo un'azienda di Busto Arsizio, siamo nati qualche anno fa, facciamo solo case sull'albero e ci ha contattato gli amici di Mitades e abbiamo insieme all'architetto Lovati fatto un progetto, un rilievo, un riprogetto, un'evoluzione del progetto fino ad arrivare al progetto definitivo. L'abbiamo costruito da noi in Capannone in falegnameria a Busto Arsizio e poi l'abbiamo smontato e adesso con pazienza lo stiamo rimontando. Io sono l'architetto che ha iniziato a fare il progetto, sono amico di Mitades, è venuta fuori questa idea. Ho iniziato a buttare giù il primo disegno, poi ci siamo incontrati con loro e l'abbiamo sviluppato fondamentalmente. Come se fosse il disegno di una casetta fondamentalmente. E chiaramente poi gli elementi reali non ci sono, il tetto non c'è, c'è il parapetto chiaramente che sennò i bambini cascano, le finestre sono accennate, la porta è accennata perché deve diventare comunque, deve essere l'albero che un po' fa da casa fondamentalmente. Ed è la chioma? La chioma fa da tetto alla casa. Ciao, io sono Sam. Io sono Davide. Siamo qua a Milano, Spazio Gorlini, per parlare di arboricoltura. Tree climbing è una tecnica di arrampicata sull'albero nata in America nei primi del Novecento, che consente di intervenire su qualunque albero di qualsiasi dimensione ovunque sia radicato. Il nostro intervento è finalizzato a prevenire queste cadute di rami che possono avvenire perché c'è una branca vecchia o danneggiata. Per il resto la pianta può rimanere integra. Grazie a questa tecnica possiamo, a differenza della piattaforma aerea, osservare perfettamente tutte le inserzioni delle branche, valutare eventuali difetti e provvedere con soluzioni non invasive per mantenere le piante. Allora, dovremmo dividerci un po' in gruppi. Sono Dario del Gallab e oggi Mitades ci ha invitato per la costruzione della casa sull'albero e noi abbiamo deciso di fare le casette per gli uccelli. E il Gallab è una falegnameria sociale del quartiere gallaratese, via Appennini 161. Entrambi i progetti del crowdfunding civico del Comune di Milano. Ci divertiamo con raspe, seghetti, legno e un po' di fantasia, un bel po' di fantasia. Splufe è spazio pedagogico ludico formativo, un'area della cooperativa sociale Tutti Insieme che si occupa di gioco sotto varie forme e in vari aspetti,
che ha una sede in via Pennini 94C qua al Gallaratese. Abbiamo un progetto territoriale che si chiama Sulla Soglia 2.0 e abbiamo notato con grandissima gioia che tantissime persone del Gallaratese sono venute qui, si sono spostate fino a Trenno per venire a giocare e a vedere la costruzione della casa sull'albero. Poi in realtà Spluff ogni tanto viene anche a fare dei ludobus qua dentro, dei piccoli interventi qui allo spazio Gorlini. Io ho sostenuto con il crowdfunding civico la costruzione della casa e aspetto di poter fare una colazione una mattina sulla casa, volevo vedere che sorgesse, che venisse su.